ragazzi e ragazze, allora, video prodotti o roba come sempre finita, comprata e da recensire. Poche cose da recensire, quindi ci dovremmo sbrigare in fretta, non i miei soliti video chilometrici a mo' di Titanic, il film. Prima di tutto ho finito questo rossetto, di cos'era? Del Reve, no, non lo so pronunciare, vabbè. Giù nell'info box ovviamente trovate il nome preciso, così io non faccio figuracce di cacca. Cercando di pronunciare il francese che non conosco. Comunque era un rossetto rosso e completamente finito. L'avevo scavato e messo in questo vecchio contenitore di un ombretto Kiko. Quindi l'ho finito di utilizzare qua dentro. L'ho proprio portato a termine, come si sa dire, fino alla fine. L'ho sgocciolato. Poi ho finito queste che erano le spugnette da fondotinta. Erano i cunei in lattice per fondotinta, li ho finiti. Poi ho finito della Essence i cerottini nasali, quelli per togliere i puntini neri, che secondo me sono i migliori in assoluto. Poi ho finito questo, che è un prodotto per la detersione del viso della Sant'Angelica, una mousse detergente lenitiva con simil camille, ad azione lenitiva e protettiva dalle intolleranze cutanee. Senza conservanti, coloranti, profumi, glutine e lattosio, cute e sensibile. Questo prodotto me l'aveva portato mia sorella che non si era trovata bene, io invece mi sono trovata divinamente. Faccio anche una piccola recensione qua ora, visto che non l'ho mai mostrato. Era un prodotto da 150 ml, diciamo che l'ho finito tutto io, sì, quando me l'ha portato era all'inizio. Mi sono trovata abbastanza bene, il prodotto in boccetta era liquido, però quando poi veniva fuoriusciva dal beccuccio era una mousse. Ovviamente sul viso umido, comunque bagnato dall'acqua, si sentono dei rumori strani, il mio cane che fa il gatto sul letto di mia sorella e cerca i tesori nascosti, grazie, in poche parole. Comunque usciva questa mousse che andava messa sul viso e puliva benissimo il viso. Mi sono trovata divinamente. Ho detto che è della Sant'Angelica, spero di sì. Ora acquisti. Allora ho preso questi guantini, questi qua mezzo senza le ditine, che li trovo molto comodi quando non faccio troppo freddo, o comunque io li uso molto in palestra perché ho bisogno di riuscire a palleggiare con le dita, però fa freddo, quindi così utile e dilettevole, non mi congelo le manine e riesco anche a lavorare in palestra. L'ho pagato, ne ho comprati due paia, uno da mio fidanzato, 3,80 euro, quindi la metà il costo di questo. Erano in quei negozietti così, tipo bigiotteria. Era un bel po' che non si trovavano in giro i mezzi guantini. Poi sono passata alla Coin e ho comprato queste, che sono i guantini, quelli là per far penetrare la crema idratante alle mani. Voi mettete una crema, un'abbondante porzione di crema sulle mani e la notte e mettete questo, non lo riesco a aprire se incolla, ah no, ce lo scoccio, comunque ne mettete, sono guantini viola e così la crema penetra durante la notte e fa effetto. Lo devo provare a vedere com'è. È divertente il pensiero andare in giro con queste cose di notte, meno male che non convivo con il mio fidanzato, altrimenti si potrebbe mettere paura. E li ho pagati 2,49 euro. Poi sono passata alla Bottega Verde e ho acquistato, erano in offerta, sono entrata così per puro piacere, erano in offerta questi smaltini piccini picciò, mi sta finendo l'argentato, quindi l'ho comprato, era in offerta invece di 4,90 euro. Era in offerta e l'ho pagato 2,99 euro. Sì, è il numero Silver smalto per unghie lunga tenuta della Bottega Verde. Questi piccini da 5 ml. Ovviamente la Bottega Verde dà i campioncini. Questa volta ho ricevuto l'Elisir di Muschio o de Toilette. È un'edizione limitata di questo periodo. E poi mi hanno dato un altro campioncino, un burro per il corpo rigenerante e nutriente all'argan del Marocco, con olio di argan estratto di gelsomino del deserto. Questo qua, da provare. Ho sentito che sono veramente eccellenti. Poi ho visto, mi hanno dato anche la brochure,
Sono arrivati gli integratori alimentari della Bottega Verde, alcuni vabbè per l'irregolarità, per la cellulite, queste cose così. Non credo di provarli perché non. Cioè, l'unico integratore che io uso è quello per i capelli durante il cambio di stagione e vabbè, uno per rinforzare le pareti delle vene perché ho avuto dei problemi quest'estate. Poi cosa mi hanno dato più? Vabbè. Niente di particolare, scarto a fie varie. Poi, forse il giro l'altro ieri ho fatto. Non so se immagino che avete visto il video di Clio che si mette la fascia, si è rotto i capelli per farli boccolosi. Ci ho provato anche io. L'effetto non è venuto male, solo che l'ho divisa solo in quattro, quindi l'effetto era molto blando. Ma l'ho fatto soltanto perché la mattina non sarei riuscita a farmi lo shampoo. L'ho fatto la sera per evitare di rimanere così. La mattina dopo ho fatto bene, mi sistemo in questo modo. E almeno posso girare. E invece mia mamma mi ha preso queste, che sono un'imitazione dei famosi, oddio, come si chiamano questi? Dei famosi bigodini lunghi che si arrotolano intorno al capello, lo si tiene in posa il più tempo possibile, sciolti, vi dà l'effetto mosso. Poi sono ritornata al negozio, scusate se mi abbasso. Al negozio della mia amica, quella che vende prodotti per capelli professionali, e mi ha dato un altro malloppone di provine, che sono, un attimo che le ho divise così, scusate, eccomi qua, che sono shampoo e balsamo enfatizzante per i ricci, poi shampoo e maschera effetto luce per i capelli trattati, e shampoo e maschera lisciante. Li sto provando, appena ho un'opinione abbastanza, scusate che riscendo, un'opinione buona, farò una recensione. Ora passiamo alle recensioni. Primo prodotto che voglio recensirvi è questo siero per il contorno occhi dell'Aveno, Aveno con due B. Cosa è scritto in italiano? Con il complesso di Sitache naturale, che è un funghetto che, come si dice? Oddio, vi appiattisce le rughe perché le anestetizza. Io non ne ho tantissime, però stando al computer portando gli occhiali, ovviamente vado a strizzare tanto l'occhio e qua ho 28 anni, un pochino si iniziano a vedere. Comunque il prodotto è naturale, sono 15 ml come tutti i prodotti per il contorno occhi, la scatolina è carina e anche la confezione è molto intelligente. Scusate, ecco qua. Questa è la confezione piccina con il beccuccio così. Non faccio mai l'intera pompata perché il prodotto che fuoriesce è eccessivo e rimane tutto un ticcio e non si riesce bene ad assorbire. Comunque il prodotto è trasparente. Non so se ora si riesce a vedere. È lattiginoso, non tanto trasparente. Sì, eccolo qua. Si assorbe relativamente con facilità. Cioè io con quella piccola pompatina che ho fatto vedere riesco a fare tutti e due gli occhi con i miei vari massaggini e si assorbe. Ok, già assorbita. Con relativa facilità. Ha un odore fungoso, sì. Mi ricorda il. È proprio un odore di fungo, non so se siete mai andati a funghi o comunque avete passeggiato in un posto dove nascono i funghi dopo l'acqua, dopo una bella pioggia, quello è l'odore che mi ricorda. Mi sono trovata bene, lo sto utilizzando da forse un mesetto ormai, vedo le mie zampette di gallina un pochino ridotte, non eccessivamente, non è che ne ho chissà quante, però ci sono. Le tacce ci sono anche loro, fra poco ci inizio a dare i nomi. A ungo mi. Come con la crema idratante che vi ho parlato nell'altro video, anche con questo prodotto mi trovo molto bene. Andiamo avanti. Smalto per unghie della It Style, il numero 32. È questo latte, questo bianco latte, il pennellino è di quelli classici, tondi, senza infamia e senza lode, anzi forse un pochettino piccino di fibre. Sa troppo di smalto, oddio, eccessivamente.
La confezione ricorda gli Chanel o comunque le grandi marche, anche se gli Chanel hanno il doppio tappino, questo no, per chiuderlo bene non combacerà né mai né mai. Allora, di questo prodotto mi sono trovata malissimo, non male, malissimo. Con 15 ml non lo finirò mai. No, 15 ml, sì, non lo finirò mai. Allora, l'asciugatura è nella media. Corrono almeno, per farlo asciugare bene, almeno 5 minuti, minimo. Scusate. La durata è pessima. In un giorno e dopo un giorno avevo già un'unghia saltata. E per avere questo bell'effetto latte ovviamente occorrono due passate. Non so se comprerò un altro smalto di questa marca, ma credo proprio di no, non mi è piaciuto. Poi, Kiko, il Nail Care 3-in-1 Matte, fortificante, fissante, fast dry, quindi asciugatura rapida, base coat e top coat. Il prodotto è nella solita boccettina Kiko, sono 11 ml. Allora, ho i miei appunti perché se no non mi ricorderò mai. Allora, un'asciugatura rapida, però non è omogeneo, quindi per esempio dicono che un ragazzo che vuole rinforzare le unghie lo potrebbe mettere, ma l'effetto è veramente è visibile perché non ha questa base omogenea su tutta l'unghia, lascia delle righine. Poi, come base lo sconsiglio vivamente, anzi caldamente, ho ancora le unghie macchiate da quando ho provato a usarlo come base, avevo messo su per fare una prova lo smalto, se non sbaglio arancione, che con altri smalti trasparenti di base non mi ha mai dato problemi, e invece mi ha lasciato l'unghia gialla, ce l'ho ancora. Poi, rinforzante neanche, non mi è piaciuto, anzi in quel periodo mi sono saltate quasi tutte le unghiette. Come top coat e opacizzante, sicuramente meglio di quello dell'Essence. Quello dell'Essence mattificano uguale, però la durata di quello dell'Essence è molto inferiore di questa, cioè con questa io riesco a tenere su lo smalto tutta la settimana senza problemi. A parte se non faccio servizi in casa, ma io non li faccio, quindi amen, ci gioco a pallavolo, uso sul computer, quindi le unghie vanno a sbattere sopra la tastiera e non si sbeccano. L'ho trovato poco flessibile, quindi mi ritrovavo dopo pochi giorni con quelle antiestetiche solchi di colore, con un matte si vedono di più di un colore normale. Se sentite rumori c'è mia sorella che sta mettendo a posto da quel lato là, tutto a posto, non è la fine del mondo. Poi cosa dire più? E ho notato che mi altera il colore dello smalto che vado a mettere sotto, quindi come mattificante ok, tutto il resto non mi è piaciuto. Si asciuga rapidamente, però quasi tutti i colori di Kiko comunque si asciugano rapidamente. Ok, io vi saluto, vi mando un bacio grosso, il video è finito e ci si vede nel prossimo. In gamba!